tutti, ringrazio tutti i presenti, si sente? Vai. Allora, ringrazio tutti i presenti, sono contenta di vedere tutta questa gente per quanto sia un evento di comitato qui presente stasera. Io sarò breve perché chiaramente lascerò spazio al nostro candidato, al nostro consigliere regionale Gian Diego Gatta, al candidato sindaco Lallo che sta per arrivare, ci ha appena avvisato che arriverà a minuti. Faremo un piccolo saluto io e gli altri candidati qui presenti. Diego Di Monte, Premiano Calvo e Soccorsa Chiarappa. Io spendo proprio due parole velocissime. È la mia prima, come sapete, è la mia prima esperienza elettorale. Io devo essere sincera, è stata un'esperienza particolare sotto molti fronti. Mi ha arricchito sotto il profilo personale perché obiettivamente ho potuto vedere, sentire, respirare con mano le problematiche che le persone hanno, non soltanto così attraverso quelli che sono i giornali, la televisione o così per sentito dire. Quindi è stata un'esperienza che mi ha toccato sotto questo profilo e mi ha particolarmente provato, ecco, anche a livello emotivo, perché non ero assolutamente, non sapevo, ecco, come fosse l'iter, come si svolgesse la campagna elettorale. Quindi devo ammettere, ed è vero quando lo sentivo dire, che è una grande fatica. È la mia prima, spero di non prenderci la mano, perché i politici facilmente prendono la mano quando poi iniziano questa esperienza. Noi abbiamo avuto vari incontri qui al comitato, sono stati tutti incontri caratterizzati da due punti fondamentali: comunicare alla cittadinanza quelle che sono state le opere che sono state svolte dal centrodestra, tutte le attività che sono state svolte, e abbiamo in un certo senso supplito a quelle che erano le carenze dell'amministrazione precedente, che probabilmente ha peccato sotto questo profilo. Le opere ci sono state, le azioni ci sono state, abbiamo avuto dei risultati notevoli, abbiamo una città che viene definita appunto un cantiere aperto da tutti, lo abbiamo sentito in tutti gli incontri politici che abbiamo potuto seguire in questo periodo, quindi non si può certamente negare che abbiamo avuto un'amministrazione caratterizzata da risultati concreti, non da parole. L'altro punto fondamentale chiaramente è stato quello della programmazione futura, perché il centrodestra si è sempre caratterizzato per quello che per il fare, non per le chiacchiere, come appunto dicevo. Abbiamo un programma concreto, l'unico programma realizzabile sulla scorta appunto di quelli che sono dei risultati già realizzati precedentemente, e sono certa che se avremo il consenso popolare, presumibile, speriamo, ci aspettiamo tutti al primo turno, potremo fare tante tante cose per questa città. Io ovviamente il mio appello non può che essere quello per il voto al centrodestra, scegliete chiaramente i candidati consiglieri che più vi ispirano fiducia, non lasciamoci prendere da promesse di 3.000 posti di lavoro o balletti di qui e di là, perché insomma penso che servano veramente poco. Quello che serve sono i fatti, quindi scegliete i candidati che vi diano fiducia, che non facciano promesse vane, e scegliete il programma di centrodestra. Grazie. Buonasera a tutti, sono Soccorsa Chiarappa. Rosa è stata abbastanza esaustiva, non posso solo riprendere quello che ha detto lei. Per me è fondamentale, importantissimo votare per Forza Italia, perché San Severo deve essere il primo partito che deve vincere, perché Forza Italia, come dice il presidente Silvio Berlusconi, è l'unico che può dare delle risposte alla città, alla nazione, e non ci sono altri, non possiamo dare spazio ai grillini, a una sinistra, che stiamo vedendo quello che sta facendo la sinistra, solamente tasse, e sta spaccando veramente l'imprenditoria italiana. Quindi basta, tutti insieme, Forza Italia! Brava. Diceva Rosa che il quarto incontro che ci vede qui davanti a questo comitato, organizzato da alcuni consiglieri candidati in questa tornata elettorale, che ci vede impegnati per riconquistare Palazzo Celestini.
Io voglio fare solo una considerazione, alcune considerazioni. A me ha fatto specie qualche giorno fa un video di un ex presidente del Consiglio Comunale che nell'ordinare le varie, nel prospettare le varie cose che loro intendono fare, citava il recupero di alcune zone del centro storico e quindi di snellire un attimo quello che è l'edificabilità della nostra città. Ha parlato uno che ha voluto un PUG di 350 ettari di terreni, un PUG che il centro-sinistra a San Severo ha approvato, ha adottato, un PUG che il centro-sinistra a Bari ha tagliato per circa il 50%. Poi, scorrendo sto videomessaggio, parlava che dal famoso impianto di compostaggio, che chi dice sì, chi dice no è lì, e questa è l'amministrazione scorsa ha conquistato, diceva che è un ottimo risultato, che è il futuro e che raccoglie tutta la filiera del rifiuto. Quando stava in consiglio comunale invece, ahimè, votava contro, diceva che era un danno per la città. Oggi scopre che è una ricchezza, che può essere una risorsa. Allora io dico che questo deve stare in pace col cervello, probabilmente non sa o non collega quello che dice, perché il consiglio comunale ha votato sempre contro e ne ha dette di cotto di crudi, oggi vuole ripercorrere la strada che il centrodestra già ha spianato e noi ci auguriamo al futuro sindaco che si chiamerà Leonardo Lallo. Quindi io l'appello che faccio e che ho sempre fatto è quello del voto utile. Non disperdiamo, non disperdete voti rispetto a candidati o liste fatte solo per infancare la città, perché la gente è confusa, perché ci troviamo di tutto e di più nelle liste. E questo non può essere, perché i cittadini pensano quello che nessuno deve pensare, perché la politica è qualcosa di serio, è qualcosa che va oltre quello che la gente deve pensare o può pensare. La gente ha fatica, cerca lavoro, ha necessità di andare avanti. E certamente io penso, spero e mi auguro che con Leonardo Lallo tutto quello che si è costruito con l'amministrazione Savino possa essere un viatico per lo sviluppo di questa città in un momento così storico e critico per il nostro paese. Io ringrazio tutti e invito a lavorare ancora per questi 2 o 3 giorni e a votare, come ha detto Soccorsa Caratta, Forza Italia. Grazie. Innanzitutto un saluto al nostro candidato sindaco Leonardo Lallo, che qui con noi ci ha raggiunto, e un grazie a Gianvito Gatta, il nostro consigliere regionale. Per chi non ancora lo avesse conosciuto, Gianvito Gatta è il più suffragato nella nostra provincia tra i consiglieri eletti del centrodestra, e non solo. Bene, io nelle poche considerazioni che farò prima di lasciare il microfono a Leonardo Lallo e a Gianvito Gatta, vorrei fare alcune puntualizzazioni in merito a quelle che sono le affermazioni, quelle che sono i manifesti che vengono affissi dal centro-sinistra, dai vari candidati di questo fritto misto che è il centro-sinistra qui a San Severo. Bene, c'è un manifesto che dice scandalo Tares. Bene, lo scandalo qui a San Severo, vedere ancora in campo Miglio, Santarelli, Marino, Bocola, elementi e personaggi che sono già stati insieme a San Severo. E abbiamo visto il centrodestra degli anni scorsi, il centrodestra delle opere pubbliche a San Severo e il buio degli anni di Santarelli, di Marino, di Bocola, di Miglio. Lo abbiamo visto tutti quelli che è successo. Miglio si permette di parlare ancora di Tares, ma lo sapete chi è che ha determinato e causato l'aumento della tariffa, della tassa per le nostre tasche, le nostre famiglie? Bene, proprio quella giunta di cui faceva parte l'avvocato Miglio insieme a Santarelli.
Cantarelli, a Bocola, a Marino, perché non lo dobbiamo dimenticare, stavano insieme, si sono divisi adesso per fare una sorta di primarie del centro-sinistra, ma si preparano, ma non avranno naturalmente l'opportunità, perché noi vinceremo al primo turno, eventualmente si preparano a fare l'ennesimo inciucio ai danni della nostra città. Stavano insieme quando hanno approvato un progetto basato su numeri falsi che ha determinato poi dei problemi nell'attuazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria. Ma immaginate, si può appaltare un servizio di circa 40 milioni di euro e fare in modo che arrivino soltanto due buste, di cui una ditta già d'accordo con l'altra, la solita azienda di Bologna, sapete, le zone rosse d'Italia, gli scandali di cui stiamo leggendo ogni giorno sui giornali, di cui stiamo ascoltando nelle nostre televisioni. Ma di cosa vuole parlare Emilio? È meglio che stia zitto. Come pure sapete, quando piove a San Severo, dicono che piove a San Severo, è una città che spesso si allaga per la pioggia. Bene, qualche anno fa qualcuno ha pensato a elaborare un progetto per San Severo per risolvere il problema della fogna. Meglio ha avuto una sola opportunità come assessore ai lavori pubblici, di quello di prendere il progetto e portarlo a Bari per farlo approvare. Ebbene, c'è stata una grande omissione da parte di Emilio, non ha rispettato i tempi quando era assessore della giunta con Santarelli, con Marino, con la Bocola. Ha avuto questa opportunità e non l'ha fatto, per cui San Severo ancora ad oggi, quando piove, diciamo, va sott'acqua. Vogliamo parlare del piano urbanistico generale di cui ha accennato l'amico Di Monte? Bene, l'amministrazione di centrodestra ha preso in mano una situazione gravissima per l'urbanistica di San Severo, il settore che aveva visto 10-15 anni fa un certo vigore si era bloccato completamente. Perché? Perché questi personaggi, sempre Emilio, Santarelli, questi personaggi che si nascondono poi dietro ai soliti noti vari interessi, bene, hanno determinato un ingrossamento costante delle, diciamo, delle fasce attorno alla città, hanno inglobato ettari su ettari, crisi su crisi. Ogni volta che c'era una crisi dell'amministrazione Santarelli, dell'amministrazione di Bocola, dell'amministrazione di Marino, a ogni crisi c'era un ampliamento delle aree destinate all'edificazione. Bene, questo abbiamo ereditato noi, questo abbiamo ereditato insieme all'assessore Di Monte, abbiamo affrontato il problema e con la Regione Puglia abbiamo messo ordine. A giorni la Regione Puglia approverà nella giunta regionale e verrà pubblicato il piano urbanistico generale, che darà la possibilità a chi naturalmente ha la possibilità di investire di dare una spinta al settore dell'edilizia, ma soprattutto sarà un piano urbanistico per le attività produttive dalle quali possiamo dare occupazione e un piano urbanistico dei servizi. Vogliamo parlare della centrale? Beh, lo sapete che Emilio, Marino, Bocola, Santarelli si sono seduti nei salotti, negli alberghi, insieme ai padroni della centrale Turbogas. Noi abbiamo affrontato il problema che loro hanno determinato, perché un'occasione di sviluppo per la città è stata piegata agli interessi particolari dei partiti romani, della sinistra, del Partito Democratico, di Vendola e della sua pseudo-sinistra. Abbiamo affrontato il problema, abbiamo cercato di mettere riparo con una convenzione che comunque regola dei rapporti, e sarà un impegno, credo sicuro, del nostro sindaco Leonardo Lallo quello anche di rivedere un intervento imprenditoriale sul nostro territorio, anche la convenzione, per cercare di migliorarla e mettere le toppe a quelli che sono stati gli accordi scellerati fatti da questa sinistra di Santarelli, da questa sinistra di Miglia, di Bocola. Non ne possiamo più di questa gente, San Severo si deve liberare di questa gente. In questi giorni ancora assistiamo a banchetti, a pranzi, a 50 euro tagliate per due, a concerti, a ballerine, non se ne può più di questa politica.
noi non sappiamo altro che promettervi un programma stilato dalle forze politiche, dal nostro candidato Leonardo Lallo, un programma concreto basato sul bilancio comunale, su quelle che sono le risorse disponibili, ma soprattutto su uomini che hanno dimostrato con le loro capacità in questi anni di attirare finanziamenti per la nostra San Severo. Per cui vi chiediamo di dare forza alla nostra Forza Italia e al nostro candidato sindaco Leonardo Lallo. Grazie. Cari amici, buonasera a tutti. Si vede la differenza di altezza, Bene, sono contento di essere qui tra voi. Ho appena finito un comizio di quartiere con gli amici di Fratelli d'Italia. Abbiamo portato la nostra testimonianza di vicinanza a tutti i quartieri di San Severo. Questo per dire cosa? Che forse più di qualsiasi altro... candidato sindaco o competitor che dir si voglia, in questa campagna elettorale abbiamo dimostrato vera attenzione a quelle che sono le esigenze della città. Ma la particolarità di quest'ultimo scorcio di campagna elettorale va sicuramente ascritta ad un candidato che, come osa dire e usa dire per la vecchia amministrazione, Lallo Caposiena, cioè il candidato D'Amone Emilio, è arrivato allo sproloquio, è arrivato alla calunnia, è arrivato alla diffamazione. Non sanno più che pesci prendere per cercare comunque di sporcare una nuova grande e bella esperienza che la nuova coalizione di centrodestra di San Severo ha saputo mettere su in appena 30 giorni. In un solo mese, signori, tutti quanti insieme, abbiamo dimostrato a questa città di quanto sia vivo e vitale il centrodestra, di quanto sia viva e vitale quella casa della libertà per la quale abbiamo lavorato, combattuto in questi ultimi 20 anni. Quest'anno, come sapete, ricorre il 20° anniversario della prima esperienza di Forza Italia e io insieme a tanti amici quel ventennale l'abbiamo celebrato e lo portiamo nel nostro cuore. E quindi durante questa campagna elettorale, memori di quei valori, di quegli ideali che ci fecero scendere in campo nel 94, abbiamo affrontato con grande serietà, con grande serenità e caparbietà una campagna elettorale che si dimostrava difficile, irta di ostacoli, irta di incomprensioni, ma siamo riusciti a dimostrare tutti insieme, diventando, anzi ritornando ad essere un sol corpo, una sola anima, il vero centrodestra, quel centrodestra portatore di verità, come diceva benissimo qualcuno che mi ha preceduto. In questa campagna elettorale il centro-sinistra, nelle sue varie sfaccettature, da D'Amone Emilio a Marino e compagni, hanno dimostrato che cosa essere oggi uomini di sinistra. Mi viene quasi da pensare che quei valori veri della sinistra in questo momento siano realmente impersonati da Forza Italia e dagli altri partiti della coalizione, perché siamo noi quelli che sono veramente a contatto con la gente, siamo noi quelli che stanno portando avanti una campagna elettorale di grande sobrietà e serietà. Chiederemo poi ragione di tutte queste spese, perché dovranno rendicontare a fine campagna le spese che hanno sostenuto durante questa tornata elettorale e dovranno rendicontarlo non solo alla Corte di Appello di Bari, ma anche alla città tutta, perché noi dobbiamo sapere da dove vengono questi soldi, perché non è possibile
è una campagna elettorale da condurre in maniera seria in un momento in cui la gente soffre, veda nani e ballerine al cospetto dei politici. Non è possibile, non è credibile! Allora il messaggio che noi stiamo portando in questi giorni, nelle case dei sanseveresi, nelle case dei nostri cittadini, è un messaggio di serenità, un messaggio di accoglienza, un messaggio di grande coesione, quella coesione sociale tanto anelata a chiacchiere da una sinistra che ormai è incapace di capire quelle che sono le reali istanze della città. E allora noi a questi cittadini, a quelli che una volta pensavano di poter essere rappresentati da una sinistra irriconoscibile, che volgiamo il nostro appello. Noi siamo in grado di garantire ancora quei valori, quegli ideali, quella serietà, quella concretezza, ma anche e soprattutto quella onestà intellettuale che la sinistra non è più in grado di garantire. Non è più in grado di garantire nulla se non la calunnia e la diffamazione. Si è parlato in questi giorni che io sarei l'autore dello sfacelo di questa città, avrei fatto fallire la cestistica e non ho mai visto una partita di pallacanestro negli ultimi 20 anni o 30 anni. Sarei il fautore della Tares, come se Monti non avesse mai governato in questa nazione. Sarei il fautore della centrale elettrica, ma benissimo diceva Primiano, io ho fatto la marcia contro la centrale elettrica perché non ho mai condiviso, nonostante stessi in una maggioranza, quello che era il sito della centrale elettrica di Sansevero. Ma non mi si può dire che gli altri non si siano seduti ai tavoli che contano, magari anche per farsi le campagne elettorali. Non è giusto! Non è giusto, dicevamo, infangare la dignità delle persone. Guardate, il centrodestra viene fuori da un'esperienza dolorosissima. Io sono uno di quelli che ha avuto, tra virgolette, il coraggio di fare grossa autocritica rispetto ad una situazione a volte non voluta dalla politica, ma voluta anche e soprattutto da una tecnostruttura che non era in grado di rispondere prontamente a tutti quelli che gli erano gli indirizzi che venivano dalla politica. E allora abbiamo alzato quella mano per dire no, noi non ci stiamo. Noi vogliamo, e di questo voglio ringraziare tutti gli amici del centrodestra che hanno voluto riporre la loro fiducia nella mia persona, noi vogliamo qualcosa di diverso. Noi per la nostra città, per la nostra azione amministrativa, aspiriamo a far sì che le decisioni non possano rimanere nel cassetto di qualche dirigente. E su questo tutti insieme abbiamo redatto un programma che prevede una forte rivisitazione di quella che è l'organizzazione della macchina amministrativa. E guarda caso, quei burocrati, quei tecnici a cui faceva anche riferimento l'amico Dino, non hanno la nostra colorazione politica, come se a noi fosse mai interessato che un tecnico dovesse per forza appartenere al centrodestra. Noi non abbiamo mai fatto di queste distinzioni, noi abbiamo sempre cercato di lavorare con quella serietà e, ripeto, onestà intellettuale che ha contraddistinto gli ultimi 20 anni del nostro percorso politico. E allora siamo convinti che nel momento in cui ritorneremo a Palazzo di Città, tutti quanti, tutti insieme, insieme a voi, con ruoli diversi, sapremo porre rimedio e nello stesso tempo freno
a quegli scelti che con la complicità della sinistra si sono compiuti negli ultimi 10 anni. Mi piace ricordare, me l'ha ricordato un esperto oggi pomeriggio inviandomi un sms, di quanto di buono abbia fatto la nostra amministrazione uscente, anche e soprattutto in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Allora, questi signori che hanno avuto l'opportunità e la grande capacità di fare gli assessori, di amministrare, compresi quelli che sono seduti qui, hanno avuto, dicevo, la capacità di far fronte a circa 10 milioni di euro di debiti rivenienti dalle vecchie amministrazioni di centro-sinistra. E allora questa è la capacità di governo che il centrodestra ha saputo sempre dimostrare e non ha dimostrato con i fatti. E noi siamo sicuri, avendo girato in questi giorni, essendo stati in mezzo alla gente in questi giorni, che quella fiducia che era venuta a mancare, anche e soprattutto per colpa magari del sottoscritto, con quell'azione di autocritica generale, quella fiducia, ragazzi, sta ritornando. Perché la gente ha capito che noi, quando agiamo, a differenza della sinistra, agiamo in buona fede e agiamo soprattutto nell'interesse generale. Il particolare non ci appartiene. L'interesse personale non lo vogliamo. Guardate, la grossa novità rispetto ai programmi degli altri candidati sindaci e delle altre coalizioni sta nel paragrafo della trasparenza, la trasparenza amministrativa che noi vogliamo. Ce ne hanno dette di tutti i colori, sugli interessi personali, sugli interessi di tipo nepotistico. Bene, forse per la prima volta in Italia, in un programma elettorale depositato, tutti quanti noi, così come siamo presenti, abbiamo scritto una frase, che noi andiamo oltre la legge Severino, la legge sulla responsabilità degli amministratori, impegnandoci sin da adesso con la città, se ci vorrà onorare della propria fiducia, che rinunceremo a qualsiasi interesse personale e di tipo nepotistico. È così che fa la politica il centrodestra. Vediamo se tutti questi moralisti e pseudocristiani hanno fatto la stessa cosa nel loro programma. Hanno saputo solo criticare la composizione delle liste. Questo è stato il leitmotiv della loro campagna elettorale. Quasi che i candidati del centrodestra non avessero quella giusta dignità di poter rappresentare questa città. Ma ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati? Venire a sindacare le candidature di gente onesta, laboriosa, che si è battuta per i propri ideali, per i propri partiti. Non è giusto, signori, non è giusto. Se è questa la gente che vuole amministrare e governare la nostra città, ebbene se lo scordi, non riavranno mai più la fiducia della città di San Severo. Io chiudo naturalmente con un appello. Domani è un momento molto importante, ci sarà il comizio di chiusura della campagna elettorale, saranno presenti i nostri, grazie, saranno presenti i nostri rappresentanti provinciali, ma soprattutto saranno presenti i nostri candidati. E candidati ai quali va il mio abbraccio fraterno, il mio ringraziamento sin da adesso per quello che hanno fatto in questi giorni. E lo hanno fatto con grande serietà, a differenza di tanti altri che hanno promesso anche su strumenti mediatici quali YouTube, e potete andarli a verificare, 2.500 posti di lavoro, 3.000 posti di lavoro. Ma di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? E allora, cari candidati di Forza Italia, grazie
per aver dimostrato per l'ennesima volta grande senso di responsabilità nel non prendere in giro questa gente meravigliosa della nostra città. E allora domani sera accorriamo tutti, accorriamo in forza per dimostrare a San Severo e anche a noi stessi che il centrodestra esiste, è più forte di prima e che il 26 maggio scriverà una pagina nuova, una pagina meravigliosa nella nostra San Severo. Grazie Forza Italia! Tocca a me chiudere questa meravigliosa serata. Consentitemi innanzitutto di rivolgere un saluto cordiale ed affettuoso a chi amabilmente ha ritenuto di invitarmi a chiudere quasi questa faticosa campagna elettorale che ci vede un po' tutti coinvolti, a San Severo di più perché si celebrano le elezioni amministrative per il rinnovo della classe amministrativa, per il rinnovo del Consiglio Comunale e per le elezioni europee di cui secondo me si è parlato troppo poco per la valenza politica, per la valenza programmatica e per il futuro che lo scenario europeo può offrire anche al nostro meridione. Intanto un ringraziamento affettuoso a tutti i consiglieri comunali, io non li cito uno a uno perché potrei fare torto a qualcuno che potrebbe essere dimenticato. E un in bocca al lupo, guardandoci bene dal dire crepi il lupo, perché bisogna dire vive il lupo, in quanto dovete sapere, mi fregio della mia esperienza come presidente del Parco Nazionale del Gargano, che non c'è cucciolo più al riparo del cucciolo della lupa tra le fauci della mamma. Perché quando vi diranno i nostri avversari, fingendo di farci gli auguri, in bocca al lupo, noi diremo vive il lupo, perché questa competizione elettorale noi a San Severo la vinceremo, io ne sono fondamentalmente convinto e sono qui questa sera per portarvi il senso di significato profondo della vicinanza del partito di Forza Italia al nostro amico, al mio amico anche personale Leonardo Lallo, che tanto bene ha operato alla provincia quando era assessore e che si è sempre posto con grande garbo, con grande rispetto, con massima disponibilità nei confronti di ogni interlocutore. Siamo alla vigilia di una consultazione elettorale che per il momento in cui cade assume un significato politico e programmatico di notevole intensità. Siamo alla vigilia di una consultazione elettorale dove il popolo di Capitanata deve decidere a San Severo come a Foggia, come ad Apicena, come a Mattinata, come a Poggio Imperiale e in tanti altri comuni quale debba essere il destino e il futuro della Capitanata. E io credo che ci si debba interrogare domenica nelle urne, credo che ci si debba interrogare su quale tipo di sviluppo, su quali dinamiche si debbano porre in atto per porre fine a quella che ormai appare una crisi inarrestabile dell'Italia, ma in modo particolare del nostro meridione ed in modo ancora più particolare della nostra provincia, la provincia di Foggia. Abbiamo bisogno di creare le soluzioni di base per un razionale sviluppo economico. E la parola d'ordine del centrodestra, la parola d'ordine di Forza Italia deve essere una sola: crescere, e crescere più in fretta possibile, senza però che la fretta tolga nulla alla razionalità delle scelte. Crescere, e crescere più in fretta possibile per cercare di migliorare la qualità della vita, per frenare il degrado ambientale soprattutto nell'ambito urbano, per avvicinare le condizioni generali in cui si svolge la vita sociale ed economica delle nostre comunità a quella di altri paesi e di altre province più evolute. Crescere, e crescere più in fretta possibile per smarcarsi da quella nefasta logica clientelare che ha consentito alla sinistra italiana di amministrare per decenni queste città portandole nel baratro. Crescere, e crescere più in fretta possibile con una buona classe di amministratori equilibrati, competenti, preparati, che conoscano il territorio e che soprattutto manifestino una qualità, la più grande delle qualità per un politico, quella di sapere ascoltare. Perché vedete,
Oggi la gente ha bisogno soprattutto di essere ascoltata. Per decenni la classe politica italiana e soprattutto alcuni amministratori sono stati autoreferenziali, si sono parlati addosso, si ponevano le domande e si davano le risposte. Spesso sono stati poco inclini a recepire, ad interpretare i bisogni, le ansie, le aspettative della gente, del popolo. Io ho condiviso tutto, e non poteva essere altrimenti, del discorso del mio buon amico Leonardo Lallo. Non condivido dal punto di vista culturale una sola asserzione, quella secondo la quale noi oggi incarneremmo i valori della sinistra. No, è stato un grande bluff culturale. La sinistra per decenni ha finto, ha mistificato la realtà, ha finto di essere vicina alle classi povere, ma la verità era che eravamo noi di centrodestra a tutelare, a rappresentare le istanze della povera gente, dei ceti meno abbienti, degli operai, degli impiegati, delle nuove povertà, delle famiglie che non riescono ad arrivare al 15 del mese perché non sanno come far fronte ai bisogni della famiglia, di quelli che vedono partire i figli con le valigie, che forse non saranno più di cartone, magari saranno firmate Fendi o Gucci, ma che sono comunque valigie che portano i nostri figli in lidi lontani. E allora dobbiamo interrogarci davvero, domenica, sul destino che dobbiamo dare a questa comunità umana, a San Severo come a Foggia e come in tanti altri centri della nostra meravigliosa capitanata. E abbiamo bisogno, e qui vi chiedo davvero un minuto di attenzione, abbiamo bisogno di sindaci che non vadano alla Regione Puglia a prostituirsi, che non vadano alla Regione Puglia con il cappello in mano, che non vadano alla Regione Puglia implorando attenzione, ma che vadano battendo i pugni dinanzi al governatore Vendola, che si è dimenticato che la capitanata fa parte della Regione Puglia e che la Regione Puglia non si ferma a Barletta, ma continua su, più a nord, e arriva fino a Sierra Capriola. Questa è la verità. Abbiamo bisogno di sindaci con gli attributi, che rivendichino lo spirito e il senso di appartenenza a un territorio. Abbiamo bisogno di manifestare nei consessi che contano l'orgoglio dell'appartenenza alla provincia di Foggia, a questa provincia di cui il governatore Vendola e la giunta regionale si è da un pezzo dimenticata. Era il 27 di dicembre del 2010. Io sedevo da pochi mesi in consiglio regionale grazie all'apporto significativo di 14.000 cittadini della provincia di Foggia che mi hanno tributato il loro consenso, e dopo aver preso la parola ed essere intervenuto per cercare di tutelare gli interessi della nostra provincia, fui volgarmente tacciato di essere affetto da foggianesimo. Bene, a parte il fatto che se fosse una patologia, come qualcuno vorrebbe far intendere, tanto per non fare nomi e cognomi, proprio il presidente della Regione Puglia si dovrebbe, dal punto di vista della sintassi, chiamare foggianite, visto che lui è un fine letterato e io poco qualche scuola l'ho fatta. Ma a parte questo, io credo che sia un dovere morale, io credo che sia un imperativo categorico per un sindaco, per un consigliere regionale, per un consigliere comunale, per un amministratore, andare alla Regione Puglia e dire: io devo avere, tu mi devi dare attenzione, il nostro territorio merita rispetto. Questo non è stato fatto, perché abbiamo avuto degli amministratori che si sono prostituiti in cambio di piccoli favori personali. Abbiamo avuto politici in questa provincia che si sono venduti l'anima al diavolo pur di assecondare dei piccoli obiettivi secondo delle logiche di basso cabotaggio che non hanno portato alcun risultato alla provincia, che non hanno portato alcun risultato significativo alla nostra comunità. E allora io credo davvero che domenica da San Severo e da Foggia, che sono i centri più grandi interessati da questa competizione elettorale, l'anno prossimo toccherà Manfredonia, Cerignola, avremo 2 anni di battaglia elettorale, 1 anno, e l'anno prossimo si rinnoverà anche il Consiglio regionale, dove, guardiamoci in faccia tutti, li dobbiamo rispedire a casa. Vendola deve tornare a casa sua. Noi abbiamo bisogno di un nuovo tipo di regione, di un nuovo modello di governo del territorio.
Noi dobbiamo dimostrare che le famose favole del pifferaio magico, dell'imbonitore, del venditore astuto di sogni sono terminate. Dobbiamo fare i conti con questa realtà e dobbiamo dimostrare orgoglio. Abbiamo dimostrato a San Severo come a Foggia grande senso di responsabilità. Si pensava in un primo momento, lo dico anche da dirigente di partito, che forse le ragioni della divisione, le ragioni delle incomprensioni prevalessero sulle ragioni dello stare assieme. Abbiamo dato a San Severo come a Foggia invece un risultato assolutamente responsabile e significativo. Il centrodestra unito attorno a Leonardo Lallo, che sarà il nuovo sindaco di San Severo, ha dimostrato di essere governato da uomini seri, da uomini responsabili, da persone assolutamente pensose del loro avvenire e del loro futuro. E attorno a Leonardo Lallo e attorno ai consiglieri comunali che gli faranno da corona, a coloro i quali siederanno nella giunta, bisogna costruire un nuovo progetto, che non è un progetto, attenzione, perché non dobbiamo essere miopi nemmeno noi, che non è un progetto che nasce e che muore a San Severo. Nell'epoca della globalizzazione è fortemente irresponsabile chi pensa di poter amministrare il proprio comune come ad un feudo del Medioevo. Non è più così. San Severo deve interagire con Cerignola, con Manfredonia, con Foggia, con il suo Interland. Dobbiamo metterci in rete, dobbiamo porre fine a queste meschinità campanilistiche che non ci producono risultato. Dobbiamo essere come i salentini, dobbiamo pensare in grande, dobbiamo proiettarci oltre, dobbiamo dire che San Severo, per le sue tradizioni, per le sue tradizioni culturali, per la sua classe di professionisti, per quello che rappresenta nell'agricoltura, nel commercio, può dire la sua, ma San Severo potrà dire la sua se non sarà slegata dal contesto provinciale. E noi dobbiamo poter parlare con tutti, perché vedete, noi di centrodestra, noi orgogliosamente di centrodestra, abbiamo la capacità e il privilegio di poter parlare a tutti, a tutte le categorie che producono e che lavorano, perché la nostra idea esclude una sola categoria alla quale non intendiamo parlare, che è la categoria purtroppo sempre presente dei parassiti, cioè di coloro i quali, senza avere mai lavorato un solo giorno della loro vita, senza avere mai prodotto nulla, si trovano a gestire i destini delle comunità. Noi dobbiamo distinguere la nostra società civile da quelli che lavorano, che producono ricchezza, che si prodigano per gli altri, che sono inseriti nel contesto socio-economico della loro città, da coloro i quali pensano soltanto ai propri interessi, ai quali la collettività non interessa, coloro ai quali San Severo, per i quali San Severo non è un obiettivo, non è un fine, ma uno strumento personale per arricchirsi. E in questo senso Leonardo Lallo dovrà compiere un ulteriore miracolo della politica culturale sanseverese. Io credo che il centrodestra a San Severo abbia fatto scuola, credo che il centrodestra a San Severo abbia scritto delle bellissime pagine, significative. Ho avuto, e me ne vanto, grandi amici che sono stati sindaci di questa meravigliosa città, di questa importante città della provincia di Foggia, sindaci che hanno vergato con la loro presenza, con il loro carisma, il passato di questa città, quello che questa città ha rappresentato non solo nell'immaginario collettivo, ma che continua a rappresentare. Penso ai vini, penso ai vostri prodotti gastronomici, penso alla cultura, penso a tutta quella che in qualche modo, a quello che è lo spaccato della società meridionale, perché la società meridionale, la società del civile del sud, fatta di piccoli e medi imprenditori, di professionisti colti e capaci, non ha certamente bisogno di questuare, di postulare, di fare quel mortificante assistenzialismo che ha distrutto la finanza pubblica e ha ucciso il futuro delle giovani generazioni. Io credo che in questo senso Leonardo Lallo dovrà continuare questo percorso, quello dei grandi sindaci che lo hanno preceduto, e che possa imprimere un'accelerazione ulteriore a quel processo di riscatto di una popolazione che chiede giustamente di più. Io non so,
Vi faccio solo due spunti sulla politica regionale, con dei piccoli esempi perché vogliono che vi rimangano impressi. Io non so davvero come facciano a parlare senza imbarazzo i politici di centrosinistra oggi, qui in provincia di Foggia, senza poter dire o battersi il petto che questa provincia ha perso 3 ospedali, Torre Maggiore, San Marco, Monte Sant'Angelo, e che di questi ospedali non ancora si sa nulla, dell'auspicata riconversione non si sa nulla, non si sa nulla. Non so come facciano a parlare certi politici del centro-sinistra senza provare imbarazzo, dicendo che sono stati stanziati centinaia di migliaia di euro per una pseudo politica di promozione del territorio pugliese che ha visto al centro delle attenzioni della giunta regionale, in particolar modo dell'assessore Godelli, assessore regionale al turismo, con la quale dovremo andare frequentemente a litigare, e che ha visto stanziati centinaia di migliaia di euro per la promozione e la valorizzazione del territorio del Salento e della Valle d'Itria, dimenticandosi completamente della provincia di Foggia, dimenticandosi del Tavoliere, dei Monti Dauni, del Gargano. È vergognoso! Come fanno? Ma come fanno a salire sul palco e a fare i comizi? Io me lo chiedo tutti i giorni, perché se io fossi stato al posto loro avrei vergognosamente evitato di fare comizi in questo periodo, battendomi il petto, perché mi sarei sentito, se non complice, perlomeno connivente degli scippi che questo territorio sta subendo. E allora, e voglio chiudere per non tediarmi, io credo davvero che domenica qui a San Severo si ponga uno dei primi tasselli della ricostruzione di un puzzle che si chiama Capitanata. Sono qui questa sera per manifestarvi la vicinanza, anche fisica, del partito che come vice coordinatore provinciale rappresento, ma soprattutto di quello che voglio rappresentare in consiglio regionale, l'animus del cittadino orgoglioso di essere figlio della sua terra. Questo orgoglio domenica nelle urne lo dovete manifestare anche voi, senza peccare di presunzione, perché noi tutte le volte in cui siamo stati presuntuosi siamo stati bocciati, tutte le volte in cui abbiamo ritenuto superfluo andare dal vicino di casa, dal parente, o quando stupidamente abbiamo ritenuto che un voto fosse superfluo perché tanto un voto non decide nulla, abbiamo perso. Noi dobbiamo vestirci di umiltà, dobbiamo andare a strappare il voto agli indecisi, dobbiamo andare a convertire, così come facevano i primi cristiani, gli elettori che sono in qualche modo ammaliati dalle sirene di quel buffone che si chiama Grillo e che sale sui palchi, e dalle altre sirene di un Renzi che sino ad oggi non ha offerto prospettive di sviluppo a questo territorio. Noi dobbiamo essere capaci di essere persuasivi, convincenti, e la gente lo sentirà se noi ci crederemo, perché il miglior oratore del mondo, se non ci crede, non potrà mai essere persuasivo, perché si interpreta a pelle quando una persona ci crede, si chiama empatia in termini psicologici. Noi dobbiamo credere nella figura e nella persona di Leonardo Lallo, nei suoi candidati al Consiglio Comunale, e dobbiamo anche credere che l'opera di Leonardo Lallo non sarà circoscritta a se stesso e a coloro i quali siederanno con lui a Palazzo di Città, perché vi saranno tanti altri candidati che purtroppo non ce la faranno e saranno però preziosi come coloro i quali saranno eletti. Anche in questo dobbiamo essere migliori degli altri, perché la politica dell'usa e getta non fa parte della nostra cultura, perché coloro i quali saranno eletti anche grazie al contributo di coloro i quali si sono sacrificati, perché la politica è sacrificio, la politica non è privilegio. Quella che viene interpretata da uomini come noi, che macerano spesso chilometri, che fanno fatica spesso ad essere presenti in tutte le piazze, che si fermano umilmente ad ascoltare il più povero, il più diseredato, colui il quale nella sua vita non ha mai avuto la soddisfazione di avere un paio di orecchie che lo ascoltassero, beh, noi dobbiamo dare il senso di significato profondo della nostra presenza. E io questa sera non ho voluto mancare,
dall'essere presente a San Severo, per l'importanza che San Severo ha, per il vincolo affettivo che mi lega a Leonardo Lallo, per il vincolo di amicizia fraterna che mi lega a tantissimi candidati che sono qui sul palco e che sono seduti tra di voi. E voglio chiudere in modo anomalo, dopo un comizio spero molto sentito, perlomeno da parte mia, con una poesia. Così chiudiamo poeticamente. Con una poesia che spero la voce mi possa ben rappresentare, che mi ha portato fortuna alle scorse elezioni regionali e che racchiude il senso del mio impegno, il senso dell'impegno di Leonardo, di Rosa, di Dino, di Fernando, di Mario, di Pignano e chi più di soccorsa e chi più ne ha più ne metta. È una poesia tratta da un'antologia di poesie americane, Spoon River, e che dice così: vi prego vivamente di anche chiudere gli occhi per un attimo e di immaginare che cosa possa essere la politica. La poesia dice: e adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è l'inquietudine del tormento e del vano desiderio. È una barca che anela al mare, eppure lo teme. Noi non temeremo questo mare. Domenica vinceremo questa competizione elettorale, Leonardo Lallo sarà il nuovo sindaco di San Severo e noi torneremo qui per festeggiare. Auguri a tutti!